facciamo oggi? Oggi abbiamo 2 ore di lavoro, di incontro, e noi cerchiamo di essere molto, molto precisi negli orari. Come ci presentiamo? Io sono Adriano, Raniero Maggini, che è un collaboratore da tanti anni di cittadinanza attiva, volontario, adesso opera con me nell'ambito dell'area ambiente e territorio, oltre che lui è responsabile ambiente Lazio, sempre di cittadinanza attiva. E Alessandro Strano, invece, che è una giovane architetta che sta incominciato a fare i primi passi con noi, appena laureata, e quindi siamo molto contenti di averla nel gruppo di lavoro. Quindi vi dico 2 parole molto sinteticamente, perché poi in realtà lavoreremo insieme. Quindi il ragionamento che facciamo oggi è appunto queste 2 ore. Io mi volevo scusare con voi, forse l'ho già fatto, ma ogni volta lo ripeto, perché vi diamo solamente 2 giorni di possibilità di scelta della giornata di incontro, ma noi ci abbiamo molti incontri da fare. Questo è un progetto molto complesso nella sua attuazione, e quindi non abbiamo avuto possibilità di darne più disponibilità di tempo. Immaginatevi che solo questo incontro per voi è un incontro, per noi sono stati 5, perché sono 5 gruppi di lavoro. Non solo, poi nel proseguimento delle nostre attività, ognuno di voi, ogni area sarà trattata autonomamente, quindi singolarmente, scusate, e quindi noi per ogni incontro ne dobbiamo fare 20, il che ci fa un calendario piuttosto impegnativo per lo svolgimento delle attività, per cui ci siamo permessi di darvi queste solamente 2 possibilità di scelta. Parlando di impegni, ci sono più o meno delineati quali sono gli impegni degli attivatori, che dal primo elaborazione che noi abbiamo fatto, che forse Alessandra si può mostrare, vediamo come sta, non ci può mostrare, però ve la racconto io. Ancora non sono abilitata, sto Ah, cercando Elisa, sì. ok, va bene, abbiamo un problema con. E comunque è molto semplice. Di fatto, noi lavoreremo per un anno, fino a dicembre, sull'azione A2, quella che stiamo facendo adesso, e per voi ci sarà da fare un incontro al mese. Quindi ognuno di voi è impegnato per un incontro al mese, solamente che gli incontri sono di due tipi. Uno è come questo che stiamo adesso facendo, quindi è un incontro interno, e normalmente, mediamente, si ipotizza che siano le ore specifiche che vengono dedicate, quindi le 2 ore più qualche cosa da fare per istruire l'incontro. Altri invece sono degli incontri aperti all'esterno, quindi sono i veri e propri laboratori, in cui voi, con il nostro supporto, organizziamo poi la partecipazione degli altri. Per cui alla data, all'impegno temporale dell'incontro specifico, va aggiunto un po' di impegno per organizzare l'incontro. Questo perché? Perché questo percorso formativo, che è stato finanziato dal Ministero del Lavoro, è diviso in 2 parti. Una parte che abbiamo concluso, concludiamo domani, che è quella della formazione frontale, per capirsi, ed un'altra parte che è quella di una formazione facendo le cose, e quindi quello che noi stiamo facendo da adesso in poi, da oggi in poi, di fatto è una parte già di prodotto, per capirsi, ma è anche una parte formativa. Quindi ci formiamo operando insieme. Oggi l'oggetto li abbiamo divisi in gruppi territoriali, un po' per semplicità, anche perché non tutti i territori hanno espresso numeri simili di attivatori, perché ci sono dei territori che hanno 11, 12 persone attivatori, altri che ce n'hanno uno solo. Per cui, per rendere più facile anche lo scambio di idee e di riflessioni, abbiamo fatto queste aggregazioni di fatto di una ventina di attivatori l'una, dividendolo in maniera un po' strumentale per la dimensione delle aree urbane o extraurbane a livello di popolazione. In realtà, insomma, potrebbe esserci che alcune problematiche non corrispondano esattamente alle aree, però questo lo vediamo dopo, che invece ci sono delle problematiche trasversali tra le diverse aree. Però sappiamo che sicuramente una periferia urbana, sia essa bolognese o romana, hanno problemi simili, mentre una zona in un'area interna ce n'ha di altri tipi, e questa è la strumentalità di questa aggregazione. La giornata di oggi è tutta dedicata ad approfondire quelli che sono i contenuti delle mappe di comunità, che inizialmente sul programma iniziale venivano chiamate mappe territoriali, ma che in corso d'opera le abbiamo trasformate in mappe di comunità, perché sembra essere più chiaro anche l'obiettivo di quello che noi ci proponiamo.
All'interno della formazione, il secondo modulo, mi pare, che abbiamo parlato delle mappe di comunità, vi abbiamo fatto vedere un po' di esempi, anche portato un po' di esperienze. Le nostre mappe ovviamente sono differenti da quelle che abbiamo visto, perché noi ci mettiamo i nostri contenuti, è lo strumento che ci interessa. Perché ci interessa questo strumento? Perché di fatto è uno strumento di attivazione dei cittadini, quindi uno strumento che ci consente alle persone di esprimere dei ragionamenti, di farli insieme con noi, e quindi per noi di aggregare, una forma di attivatore, una forma di attivatore, di aggregare nuove persone, non solo, non esclusivamente all'associazione, ma in generale ad una modalità di essere presenti sul territorio, dell'esercizio dei propri diritti e delle proprie potenzialità come propositori di soluzioni. Quindi adesso ne parliamo di mappe di comunità. Per lavorare insieme, di fatto, che cosa facciamo? Facciamo una prova in vitro di quello che può essere il momento di contatto con gli esterni. E per cui cambiamo i ruoli. Voi diventate dei cittadini e io divento l'attivatore. Quindi io sono voi e voi siete cittadini. E quindi facciamo un percorso insieme, oggi, questa ora è 40 che ci rimane, in cui cerchiamo di capire come costruire insieme le mappe di comunità, come le presento io e come sono l'attivatore, quindi sarei voi, e come voi partecipate alla costruzione della mappa. Noi abbiamo un metodo molto semplice di attivare la partecipazione, molto parlato, e anche questo facilita poi il lavoro dell'attivatore. Prima di partire con questo percorso, avete delle domande? Ci sono dei dubbi che vi sono rimasti anche negli incontri passati, quindi anche se avete rispetto alla formazione o altre cose, delle questioni di cui, se volete, possiamo parlare subito adesso, se no partiamo. Allora va bene. Allora, noi siamo in un locale che poi gli incontri che dobbiamo fare sono due su questo tema delle mappe. Oggi parliamo solamente di come ci attiviamo, come attiviamo gli altri. Quest'altra volta parliamo di come ci organizziamo, quali sono gli interlocutori da chiamare, come si fa a parlare, come mettiamo in moto il meccanismo diciamo, di relazione con i soggetti che non sono gli attivatori, e lo vediamo quest'altra volta, in una fase piuttosto organizzativa, abbastanza semplice. Ok, allora, come si fa? Abbiamo questa sede, l'abbiamo aperto, un posto con una porta, abbiamo messo dei manifestini, abbiamo parlato con WhatsApp, abbiamo fatto dei social, vengono delle persone. Voi siete le persone che sono entrate, io sono l'acquiratore. Immaginiamoci che siamo in presenza, questo un po' facilita le relazioni, cioè che gli attivatori sono in presenza, noi siamo in presenza con una sola persona. Quindi facilita il rapporto. La prima cosa che si fa è quello che è stato fatto il giorno che siete venuti a Roma, cioè c'è una persona che riceve le persone che arrivano e che in qualche maniera le presenta e si presenta e cerca di costruire questo rapporto prima piuttosto morbido, tranquillo, insomma, senza tensioni. E essenzialmente cerchiamo di mettere le persone in uno stato d'animo tale in cui si facilita l'esposizione e la presentazione dei dubbi, dei problemi, delle richieste, delle scorrette. La cosa che fa normalmente scattare un meccanismo di fiducia o comunque di interlocuzione più diretta è il fatto di spiegare bene e di fare capire, per quanto possibile, che noi non è che abbiamo degli obiettivi prefissati, cioè il nostro laboratorio di progettazione non è un sistema di creazione di consenso. Noi non abbiamo un progetto dentro il cassetto a cui vogliamo puntare e utilizziamo gli altri strumentalmente per arrivare a quel progetto, cosa che ahimè caratterizza molto spesso la partecipazione urbanistica. Noi non abbiamo nulla, noi abbiamo delle nostre idee, siamo fieri di avercele, però siamo disposti, come abbiamo sentito all'ascolto, non solo siamo disposti, siamo anche piacevolmente disposti. Cioè, quello che deve penetrare nelle persone che arrivano è questo fatto che noi siamo disponibili ad ascoltare perché ci fa piacere, non perché è un dovere nostro, e che questo ascolto non è preconfigurato perché deve essere inserito all'interno di un pacchetto di cui noi siamo gli artefici e i propositori, ma è un sistema di ragionare insieme per costruire insieme le cose, perché è questo l'obiettivo strumentale che ci siamo posti, aumentare la capacità dei cittadini di poter interloquire e di proporre. Quindi, si riceve così, si scambiano quattro parole più o meno, a seconda della gente che ci sta. E a questo punto il primo punto è quello di dire: va bene, noi siamo in un territorio, in un ambiente.
e in questo ambiente ci possono essere dei problemi. La domanda che adesso vi faccio, come se voi foste cittadini dell'attivatore, è come percepite questi problemi? Quali sono i problemi che voi percepite? Nel senso, noi non costituiamo un quadro oggettivo delle questioni, quindi non andiamo a prendere i dati, le prenderemo pure, però non è quello, non siamo un soggetto che pianifica. Noi cerchiamo di fare in maniera tale che le persone incominciano a dire quello che sentono, quindi la percezione soggettiva del problema. Ok, e questo stiamo facendo. Io adesso vi chiamo, così come vi vedo sulle immagini, e vi chiedo questa domanda. Paolo, sei il primo del mio video. Quali sono, secondo te, scusate, un'altra precisazione, noi facciamo come se fosse un solo territorio, in realtà sappiamo che siete di quattro aree differenti, per cui noi facciamo però come se fossimo una cosa, ognuno si parla delle sue, come se fossimo vicino all'altro, poi in questo momento non è un problema, cioè non è questo l'oggetto, non è costruire la situazione esatta, è però di riuscire a capire il meglio. Allora Paolo, quali sono secondo te come i problemi principali che affronti all'interno del territorio o che il tuo territorio ha? I problemi principali del mio territorio sono il problema della sanità, perché noi avevamo un vecchio ospedale che rischiava di essere chiuso, poi nel 2013 la regione ha deciso di farne uno nuovo, che è stato inaugurato un anno fa, però questo periodo di transizione ha creato una serie di problemi perché molti servizi sono stati ridotti, quindi la gente, noi siamo una comunità di montagna, noi siamo a 1.000 metri sul livello del mare, siamo a circa 50 km dal nostro capoluogo di provincia che è Vicenza e siamo circa 30 km da Bassano del Grappa dove c'è un grande ospedale di zona, diciamo. Ecco, dicevo, questo periodo di incertezza ha creato molti disagi nella popolazione che è stata costretta a fare molti viaggi verso la pianura. Noi, da tenere presente che noi d'inverno abbiamo grossi problemi con le strade, perché succede spesso che durante la notte magari cade mezzo metro di neve, per cui ci sono difficoltà proprio di spostamento. Abbiamo il problema che nel frattempo, con le schede ospedaliere che sono state votate 4-5 anni fa, sono stati soppressi alcuni servizi importanti, tra cui il reparto di pediatria che è stato chiuso. E questo sta tuttora creando grossi problemi con le mamme, con i bambini, eccetera. Anche il punto nascite che era stato chiuso e anche qui dunque ci sono stati episodi molto seri, voglio dire, per fortuna senza conseguenze, di gente, di mamme che sono dovute partire di notte per scendere in pianura per partorire, insomma, questa zona è molto delicata. Questo è un aspetto importante. L'altro aspetto importante del mio territorio è legato all'urbanistica, perché questa è un'area che a partire dagli anni 60 è stata oggetto di un massiccio intervento speculativo edilizio che ha portato alla creazione di migliaia di seconde case che hanno gravato sia sul paesaggio, sia sui servizi, sia sulle infrastrutture, sulle strade. Nell'ultimo decennio, diciamo, le amministrazioni che si sono succedute hanno limitato fortemente l'edificazione di nuove costruzioni. Però questo è un tema che è sul tappeto perché è sempre, diciamo, latente questa voglia di usare il territorio. Come saprai, Adriano, la Regione Veneto ha approvato la legge sul consumo di suolo zero, per cui adesso c'è da confrontarsi anche con questa nuova realtà. E poi l'ultimo problema, diciamo, ma non ultimo, è il problema del lavoro, perché noi abbiamo un'economia che è passata dagli anni 70-80 da un'economia di beni, quindi di vendita di case, di appartamenti, eccetera, e ora sta cercando di diventare un'economia di servizi, dunque con potenziamento del settore commerciale, dell'accoglienza, eccetera, però anche questo passaggio fra questi due sistemi economici naturalmente ha creato grossi disagi. Le giovani generazioni, diciamo, sono costrette a emigrare quasi tutti, alcuni trovano occupazione in queste attività commerciali alberghiere, però molti, specialmente, voglio dire, giovani con titolo di studio universitario, devono emigrare, quindi cercare lavoro in altre città, in altri posti, in altre regioni, anche all'estero, perché Ok. purtroppo qui da noi il problema del lavoro è un problema molto serio. Ecco, ho cercato di sintetizzare quali sono i No, principali perché problemi che. grazie Paolo, hai fatto un'ottima presentazione, insomma, un ottimo ragionamento, hai dato tre temi fondamentali e come, insomma, sulla base del ragionamento di Paolo,
Ricordiamoci che in questa nostra fase, in questa nostra, diciamo, costruzione in vitro del modello interattivo, bisogna stare attenti a mantenere, come ha fatto Paolo, un intervento molto ridotto, perché, ma questo succederà anche quando parliamo con gli altri, nel senso che una delle modalità con cui si fanno queste operazioni è quello di stabilire prima il fatto che i tempi sono 2-3 minuti a intervento e poi si rigira, casomai più volte, però l'intervento in per sé deve essere un po' ridotto, e che poi si lavora per alzata di mano, che è un altro sistema, senza alzare la voce. Poi, insomma, queste cose poi ce le diciamo quest'altra volta, perché chi partecipa comunque ha un minimo di regolamentazioni condivise, insomma, del fare della partecipazione. Luisa, che ci racconti di bello? Salve. Allora, io abito, personalmente abito in una zona di Napoli periferica, per cui uno dei problemi che sento maggiormente è il problema dei trasporti pubblici, perché non sono sufficienti e non, specialmente durante le ore serali. Infatti qua nelle zone di periferia c'è la Circumvesuviana, che è un treno, insomma, periferico, e che l'ultima corsa è alle 6:30 di sera, per cui questo, sì, per cui è molto difficile sia per chi lavora, cioè tornare a casa, se non si ha la macchina diventa una cosa un po', diciamo, drammatica poter ritornare a casa, sia per avere contatti con il centro della città e quindi con tutti i servizi che offre, perché naturalmente le periferie in questo periodo storico non hanno più cinema, non hanno, quindi non ci sono più infrastrutture che permettono la socializzazione, quindi è tutto concentrato nel centro città, però è difficile raggiungerla. E quindi questo crea anche una sorta di isolamento e di limitazione nei rapporti sociali, nel fare delle cose a livello culturale o altro, insomma, anche andare, che so, in una libreria, diventa tutto molto difficile, per cui le periferie. Niente, qui a Napoli sono molto molto isolate, c'è anche un degrado, perché poi il degrado è conseguente a una condizione sociale di isolamento e di emarginazione, quindi è un grosso problema che si ripercuote proprio su tutta la vita dell'essere sociale. No, molto interessante anche questo. Quindi diciamo che sono due ordini di problematiche. Una relativa ai trasporti e un'altra relativa alle periferie, che di fatto non hanno neanche un minimo di autonomia No. rispetto al centro, e questo porta alterazione, degrado. Certo, anche per quanto riguarda gli altri servizi, tipo gli uffici postali, sono di un numero insufficiente per la densità della popolazione, perché le periferie sono molto popolose, per cui diventa tutto molto un degrado anche all'interno di questi Certo. uffici, perché masse di persone, insomma, si perde un po' il senso umano della quotidianità, diventa tutto una battaglia appena si esce la mattina per fare qualsiasi cosa. Molto bene, grazie assai. Prego. Giuseppe o Anna, come ti possiamo chiamare? Come vuoi Giussi, essere? va benissimo Giussi, Giussi. perfetto, Giussi. Abbiamo trovato un compromesso da Giuseppe. Vai, Giussi. Allora, per quanto mi riguarda invece nel paese dove vivo io, il centro storico, diciamo che è quello che è più penalizzato, perché abbiamo molti negozi che praticamente si sono spostati in periferia, il centro storico sta morendo, non c'è gente che va nei negozi che sono rimasti nella via, diciamo, centrale, anche questi, diciamo, che hanno intenzione più o meno di andare anche loro nella periferia, quindi diciamo che si sta svuotando il centro storico sia per quanto riguarda i negozi, sia anche per quanto riguarda le persone che vi abitano. Non ci sono tante persone che ormai abitano più al centro, preferiscono le periferie perché ci sono più servizi, perché ci sono più negozi e quindi diciamo che uno dei problemi è questo. Poi l'altro problema che riscontro sono i giovani. I giovani che una volta che vanno a studiare fuori non ritornano al paese, non ritornano qui perché non c'è prospettiva di lavoro, per cui preferiscono rimanere fuori e quindi diciamo che anche per quanto riguarda la densità abitativa stiamo calando negli anni, insomma, in modo non dico repentino, ma insomma si sente. Questi sono i due problemi che io ho più. Molto interessante, Luci, molto interessante. Altri due problemi effettivamente centrali all'interno, esattamente con
con il rapporto contrario di quello che succede a Napoli. Tutto si concentra al centro, invece a Ariano si concentra in periferia. Però ci sono poi andremo a vedere, ci sono delle caratteristiche poi anche comuni. Grazie, grazie a Sara. Grazie. Domenico, buonasera. Domenico? L'audio, Domenico. Ok. Mi sentite? Sì, benissimo. Allora, buonasera a tutti. Io sono il coordinatore di cittadinanza attiva di Salerno, però abito a Bellizzi, cioè a 15 chilometri verso Battipaglia praticamente, giusto per darvi una collocazione della, di dove vivo. I problemi che vivono maggiormente i cittadini sono quello della cattiva sanità. Cioè praticamente in questo momento di Covid in modo particolare si è messo da parte tutte quelle che sono gli altri tutti quelli che sono gli altri problemi di salute. Quindi cioè, quando parliamo di liste di attese sono lunghissime e vi è una supplenza dei privati. Cioè voglio dire che se il cittadino, se non ci fosse il privato, quindi non potrebbe curarsi nemmeno un poco. Tanto per fare qualche esempio, per esempio se ne vanno i medici di base e non vengono nominati per lungo tempo, per cui abbiamo questo problema dei cittadini che rimangono senza essere curati. Poi un'altra situazione riguarda, per esempio, giusto per parlare di qualche problema, riguarda la questione delle scuole, con la questione degli edifici scolastici che sono quelli che sono. E poi l'altra cosa che si nota così a livello di associazionismo e che ci potrebbe interessare anche per il nostro progetto è che è proprio una delega dei cittadini alle istituzioni, cioè non vi è una partecipazione, nonostante lo sforzo delle associazioni di volontariato, però il cittadino e soprattutto gli anziani rimane con se stesso e quindi ogni giorno deve combattere con i suoi problemi, con le sue chiamate al CUP, con i suoi andare al comune. Questo è, cioè proprio non manca proprio questa cultura che uno si può rivolgere, ancora non è passato questa cultura che ci sono delle associazioni che li potrebbero aiutare. Queste in poco sono le cose che in questo momento mi sento di partecipare. Molto bene Domenico, grazie. Anche qui problemi molto importanti, insomma la sanità l'avevamo già l'avevamo citata, però scuole, edifici scolastici e poi questa interessante evidenziazione del mondo degli anziani un po' isolati che stanno un po' da soli e che non riescono a capire che attraverso ci sono altri soggetti che operano e che mettendosi insieme potrebbero ottenere maggiori risultati. Grazie Domenico, grazie. Angela. L'audio Angela. Buonasera a tutti. Ciao. Mi trovo. Allora, dunque, io sono di Napoli, nella zona di Fuorigrotta, e praticamente un problema che ho riscontrato vivo di persona è che praticamente abbiamo una ASL che non, cioè crea tanti quei problemi, cioè gli utenti stanno ore e ore per perdere magari 2 minuti soltanto per fare un solo cambio di medico e senza calcolare lo scontento delle persone in attesa. Poi c'è un numero minimo a cui possono accedere, quindi arrivano più tardi, non possono più accedere perché per il Covid, quindi ci sono persone limitate, poi queste liste lunghe d'attesa che non terminano mai. Purtroppo la sanità pure qui è molto fa molto discutere, appuntamenti sempre lunghissimi. Altre cose che ti vengono in mente che tu percepisci come un problema, che tu stessa percepisci? Sì, come altri problemi pure c'è un po' le persone che non hanno rispetto dell'ambiente, quindi noi cerchiamo anche di fare tanto, però poi ritorniamo sempre nel degrado. E questi sono i problemi principali che io ho riscontrato nella mia zona. Ok.
Va bene, grazie Angela. Questo poco rispetto dell'ambiente, parli di ambiente urbano, evidentemente, quindi sì, arredi, certo, pulizia, rifiuti, rifiuti. Esatto, Okay. Rifiuti. Grazie a sé. Grazie. Allora, io ci ho segnato qui Rosa Grasso. Però, eccomi qui. Eccomi. Allora, per quanto riguarda la mia zona, essendo una zona, un'area montana, anche se molto sviluppata, con il terremoto dell'80 ha permesso una costruzione selvaggia, diciamo, e quindi questo è uno dei problemi che ritengo che sia presente nel mio territorio, è perché si è costruito tantissime e moltissime case sono abbandonate. Oltre a questo, la cosa che ritengo sia poco sviluppata sono le vie di comunicazione. Infatti, siccome noi siamo a 50 km dal capoluogo e per arrivare a Napoli sono 80 km, non abbiamo abbiamo dei pullman, insomma, non è ben organizzato questo collegamento, anche perché poi i ragazzi per andare all'università si spostano facilmente fuori. E questo è un problema che io noto, oltre insomma, a tantissimi altri, tipo l'ospedale, che è presente un ospedale sul nostro territorio, che era DEA di primo livello, ma con il Covid è stato declassato, quindi in effetti adesso è quasi solo Covid. Quindi una serie di problemi, anche perché poi le aree interne, lo spopolamento, i ragazzi che vanno fuori, i problemi sono tanti, quindi certo, bisogna affrontarlo uno alla volta. Certamente, grazie Rosa, anche questo è un bel quadro di problematiche. Angela, prego. L'audio, Angela. Angela, io? Sì, scusami, sì, Margherita. Allora, sì, scusami. Allora, relativamente a quelle che sono le problematiche in effetti del territorio che noi viviamo, sono quelle tipiche delle aree interne, da una parte, dall'altro sono quelle comuni un po' a tutto il sistema sanitario, perché noi partiamo... Scusami, Angela, tu dove abiti? Allora, Avellino, provincia di Avellino, Avellino. Ma provincia dove? Montefalcione, provincia di Avellino, Avellino. Diciamo la mia l'assemblea territoriale di cui faccio parte è Avellino. Ok. Sì, praticamente diciamo partendo da quella che è la sanità, ci sono delle criticità anche perché a noi è stato praticamente riconvertito un ospedale che ad oggi non dà alcun tipo di servizio. È stato fatto un intervento molto importante perché non è in linea con quelle che sono le disposizioni regionali. Poi c'è la criticità delle liste d'attesa e è stata fatta una prima attività attraverso la segnalazione, ad esempio, dell'attuazione del piano nazionale recupero liste d'attesa con l'attivazione dei percorsi di garanzia, che comunque sono importanti proprio per diciamo ridurre quelle che sono le liste d'attesa e da quello che noi, dalle informazioni che abbiamo, stanno lavorando proprio per ripulire le liste, recuperare i ritardi e quindi stanno lavorando in questo senso. Molto importanti sono proprio i percorsi di garanzia, perché attraverso i percorsi interni alle strutture sanitarie o facendo riferimento a quelli che sono le strutture accreditate, comunque al paziente viene garantita la prestazione, deve essere garantita la prestazione entro i termini stabiliti dalla priorità. Questo parliamo sempre di prime visite, prime indagini, perché poi nel momento in cui c'è la prima visita, poi si rientra nel circuito del percorso che si fa dopo essere stati presi in carico dal sistema sanitario. C'è un po' il problema dei trasporti, del collegamento tra le varie zone dell'Irpinia, perché noi abbiamo un territorio molto vasto, non semplice da mettere in collegamento, quindi ci sono varie realtà. C'è anche una criticità ambientale da affrontare,
Insomma, sono da quanto Angela, sentito. Per la criticità ambientale c'è un oggetto particolare o uno stato di degrado da rumore, traffico, che ne so, emissioni, o c'è uno. Allora, noi abbiamo una criticità proprio nella nostra zona, che è quella relativa a tutta la Valle del Sabato. Uh-huh. C'è un insediamento industriale che viene, tra virgolette, definito un po' anomalo, in quanto noi troviamo le aziende all'interno delle abitazioni, quindi è un sistema misto, c'è una variante, una strada a scorrimento veloce che comunque okay. incide. Bene, c'è un pozzo d'acqua sotto osservazione, okay, ci sono Angela, va bene, è chiaro, quindi c'è un luogo preciso in cui c'è una particolare emergenza ambientale, una particolare difficoltà ambientale, quale questa della Valle del Sabato, mi dicevi, no? La Valle del Sabato, e poi c'è anche la zona del Solofrano, da premettere, che è un polo industriale conciario. Ok, perfetto. Benissimo, interessantissimo quello che dici, che hai detto Angela. Un'altra Anca, cosa, vai. Poi no, solo l'unica cosa da non dimenticare, perché poi di cose che ne stiamo affrontando sono svariate. Adesso si sta si sta portando a termine anche il percorso sull'isochimica, perché noi abbiamo avuto l'isochimica che ha fatto c'è stato anche un processo che è arrivato a termine qualche giorno fa e ci sono state anche le prime condanne, però l'isochimica ha creato un inquinamento di amianto importante sia nella zona proprio dell'insediamento della fabbrica che in tutto il territorio circostante, perché ha determinato anche delle morti all'interno dei loro operai, altri sono malati, quindi cioè è un percorso bello importante anche quello. Va bene, ti ringrazio tanto Angela, hai raccontato e individuato molti problemi molto interessanti, tutti quanti della sanità e dei trasporti, e questa questione ambientale connessa poi con la parte industriale, ho riassunto rapidissimamente. Sì. Va bene, quindi adesso passerei la parola a Katia. Eccomi qua, scusate, ma io ogni tanto scampo perché ho i bambini un attimo da guardare. Io nel mio piccolo cosa ho notato, perché essendo anche casalinga non è che vado tanto in giro a notare qualcosa di particolare. Nel mio piccolo ho notato il problema che degli anziani, o chi comunque per esso non ha tanta manualità, tanto con la tecnologia. Siccome che adesso con la tecnologia che avanza, che bisogna per prendere appuntamento per una visita per l'ufficio postale o per qualsiasi cosa, chiedono tanto di usare la tecnologia, internet e quant'altro, quindi per esempio i miei suoceri hanno la fortuna che ci sono io con mio marito che gli diamo una mano, però chi non ha la fortuna di avere un appoggio dai propri familiari, cosa fanno? Sono lasciati un po' da soli, ecco, questo. Molto bene, anche questo è un bel problema, come si dice, non è un problema da poco. Altre cose che volevi segnalare? Trasporti, mobilità, asili nido, cose che ti interessano direttamente? Scuole materne, scuole primarie? Visto oddio, adesso come adesso non mi viene niente. Vabbè, poi sei un po' anche distratta da un bel guaglione. Sì, scusatemi. No, che scherzo, è un piacere per tutti. Va bene, grazie tanto, ragazzi. Niente. Allora, Maria Grazia. Eccomi, allora sono Maria Grazia Vacchina, per chi non mi conosce sono segretario regionale di cittadinanza attiva della Valle d'Aosta. In questa veste io sono retroguardia, perché la referente di rete che ho voluto e che è veramente fenomenale, che tu hai conosciuto a Roma, mi fa piacere perché se l'hai identificata vuol dire che si è fatta notare, è una bravissima mia ex allieva, che avrebbe potuto essere medico di prima linea e ha scelto di fare l'infermiera, una cosa bellissima, perché poteva benissimo avere ruoli da primario, eccetera, invece lei ha scelto questo e sceglie il territorio proprio per essere con la gente, eccetera.
E credo che farà delle cose molto particolari, perché vogliamo che la nostra squadra di giovani che stiamo cercando di far partire, che sta partendo, si dedichi proprio a tutto il lavoro di questa nostra ottica, no, particolare, del Community Pro. Per cui io mi scuso un attimo con lei e con voi, perché non voglio parlare al posto di quello che avrà poi in mano. Io le sto dietro, le faccio da angelo custode, ho la mia esperienza naturalmente di 20-30 anni nel mondo addirittura, quindi proprio le regalo tutto quello che la vita mi ha dato. Delle cose che avete detto voi comunque, direi, la Valle d'Aosta può sembrare una isola felice, lo è stata nel passato, perché insomma siamo pochi, abbiamo un territorio limitato, abbiamo anche, fino a poco tempo fa, sarebbe meglio dire, abbiamo avuto, ma insomma ancora un po' abbiamo, una situazione anche economica privilegiata. Qual è il grosso guaio? Che troppi soldi circolavano in passato e ancora un pochino circolano per l'affanno di pochi, cioè che non c'è la distribuzione delle ricchezze, dei beni, ricchezze vuol dire anche acqua, beni, tutto il resto naturalmente, no? Ecco, quindi c'è questo dramma, che è un dramma per cui, non lo dico con polemica, ci ho scritto parecchie cose in merito, 3, 4, 5, 10 sono troppe, famiglie, persone addirittura, detengono i beni di tutti e decidono i destini degli altri. È una forma più gentile, se vogliamo, ma comunque di qualcosa che noi chiamiamo quei poteri che non ci piacciono, e da cui nome non voglio dire, ma che voi avete chiaramente individuato. Ora, certamente la situazione attuale ha fatto peggiorare l'insieme dell'economia valdostana. Un'economia passata in forma anomala da un'economia primaria, dura, dove vigeva la solidarietà, dove c'era veramente dei valori spettacolari in questa valle e attraverso le montagne, col Vallese, con la Savoia, a un'economia di colpo veramente talmente progredita, eccetera, che è impazzita, perché ha fatto fare 360 gradi, no? Adesso non voglio fare un discorso storico, ma questo per far capire qual è il dramma. Non basta avere risorse, avere beni, avere soldi per star bene. Bisogna che, famoso esempio, non ci sia chi mangia 10 polli e chi non mangia neanche la punta dell'ala, no? Perché altrimenti no, non ci usciamo. Ora, in quest'ottica, tutti i problemi che voi avete detto, paradossalmente, io li ritrovo anche in questa valle, nonostante sia, lo ripeto, perché non è un merito, è casomai un dovere di ben utilizzo dei beni, in questa valle che sarebbe fortunata, tra virgolette privilegiata sotto altri punti di vista. Ora, lasciando, vi ho dato solo quest'ottica per vedere le cose, lasciando a Simonetta poi di prendere la matassa e di andare per la strada che mi ha individuato e che è ottima e che vi spiegherà poi lei, perché è giusto che sia così. Io ho un carattere molto forte, ma proprio per questo rispetto molto le personalità e le competenze e le responsabilità. Ecco, io vi dico solo gli ultimi comunicati che ho fatto in questi giorni e che naturalmente hanno fatto colpo, perché poi se comincia a parlare qualcuno che per 12 anni ha fatto difensore civico, che era responsabile per la francofonia dei diritti umani nel mondo, eccetera, cominciano a mettersi sul chi va là. Poi una donna, quindi, ah, quella donna fa politica, no? Quello spaventa terribilmente alcuni maschietti della mia bellissima valle di lacrime. Ebbene, gli ultimi 4 comunicati di questa settimana sono, e vi troverete i problemi che dicevate voi, no? I pasti ospedalieri inidonei, c'eravamo già occupati a luglio dello scorso anno, ma ci siamo tornati su. Siamo riusciti a far cambiare la gestione, ma ancora le cose non vanno. Le liste di attesa e la ripresa di una normale, virtuosa attività, perché veramente io faccio un po' come quei ministri che nel passato, non ci sono più tanto oggi,
che non si facevano riconoscere e si mettevano in coda per vedere come andavano le cose. Ho fatto la prova e per i miei occhi urgenti mi davano non tra 6 mesi la visita, mi davano di richiamare tra 6 mesi, avete capito bene, no? Quindi abbiamo fatto questi due punti sulla sanità. Poi abbiamo fatto il mancato controllo e utilizzo, sembra una cosa folle, ma è così, dell'acqua, che c'è così tanto in Valle d'Aosta, ma che è un problema gravissimo. L'acqua, dopo il sale nella storia, è la fonte dell'economia valdostana. E tant'è che se uno perde il potere di vertice si fa mettere a gestire le acque valdostane. Avete già capito tutto. Quarta cosa, le discariche, che sono una tragedia, perché in una piccola valle le discariche di rifiuti soprattutto speciali e soprattutto non tener conto magari di 13.000 firme dei cittadini. Ora sta nascendo una cultura dell'ambiente finalmente, mossa prima dal Papa e poi anche da questa riforma costituzionale che arriva tardi, ma per fortuna arriva bene, e quindi questo è ancora più grave. E quindi stiamo intervenendo perché la legge prevede un piano effettivo. E poi la scuola, dove abbiamo degli insegnanti ottimi, io mi sono occupata proprio anche come sovrintendente, lo accennavo prima, abbiamo degli insegnanti ottimi, tra cui la referente di cittadinanza attiva che ho voluto, Daria Pulz, che è veramente fenomenale, sta lavorando moltissimo con Adriana Bizzarri, la nostra referente nazionale, no? E poi anche con altre cose, adesso non è il caso di entrare nei particolari. Va bene, però Maria, la gestione di vertice, termino subito e mi chiedo scusa, ma era bene che voi capiste che a volte le regioni che sembrano più ricche, più tranquille, hanno problemi che poi sono quelle degli altri. La gestione è un po' è moltissimo dittatoriale e molto sgangherata, per cui daremo qualche bella botta tra poco. Va bene Maria Grazia, grazie, l'intervento è stato oltre che appassionato e affettuoso nei confronti di tutti noi, ma di Simonetta in particolare, è stato anche, ha individuato anche dei temi che sono non tutti detti, per esempio l'acqua non era ancora uscito come problematica, ma è sicuramente importante come tema, insomma, grazie. Molto bene, adesso io c'ho Greta. C'è Greta? Se no c'ho Arianna. C'è Arianna? Sì, Arianna c'è. Sì. Buonasera Arianna. Salve, io sono della provincia di Avellino, quindi condivido le osservazioni fatte da Angela Marcarelli e in particolare mi associo a quelle relative al tema dell'ambiente, che è molto sentito e che quindi solleciterebbe la partecipazione di molti, oltre a quello sanitario. Per il resto mi colpisce molto il tema della solitudine, quindi dell'assistenza agli anziani, che qui diciamo è un altro tema molto sentito. Quindi abbiamo detto un ragionamento sull'ambiente, perché poi hai detto un'altra cosa che non è saltato un po' l'audio. Sull'ambiente e in generale sul servizio sanitario. Ok, quindi servizio sanitario e poi anziani, giusto? Sì. Il tema della solitudine in generale, non solo per gli anziani, quindi il tema dell'aggregazione per tutte le fasce d'età ovviamente è delicato per quella dei più anziani. Ok. Tu Arianna dove stai di seguito? Proprio Avellino o in provincia? Avellino o Montefalcione, sono della stessa assemblea di cittadinanza attiva, sì. Sì, sì. Ok. Se posso aggiungere un particolare solo sul concetto di solitudine che lei esprimeva. Nel senso che le zone interne soffrono un poco di sentirsi staccati da quella che è il vortice delle città e delle, dei luoghi dove la vita si concentra e si trovano tutti i servizi. Il fatto che ci sono tante piccole realtà che oltre alle distanze, la difficoltà proprio di contatto, ma anche la difficoltà di dialogo, non si riesce a creare una rete tra le realtà che possa poi rivitalizzare quella che può essere percepita come solitudine e distacco dal mondo. Quindi okay. Questo è molto, anche questo è molto interessante quello che hai detto. Questo, quello che hai detto però ci
è già di fatto un ragionamento, diciamo, critico propositivo, nel senso che tu hai già accennato alla possibilità di la necessità di fare delle reti. E poi, quando noi parliamo con i cittadini, quindi no, con persone che non sono associate o sono iscritte ad un corso fatto dall'associazione e che hanno già fatto delle scelte, bisogna stare molto attenti a concentrare le risposte sulle domande che abbiamo fatto. E nel senso che quello che tu dici è già molto interessante, però se tu fossi una cittadina dell'attivatore, ti segnalerei che lo potremmo mettere in discussione quando parliamo di strategie o quando parliamo di cose. In questa maniera noi riusciamo a frazionare i ragionamenti dei nostri amici che vengono e dei partecipanti, e questo aiuta a non fare quelle mappatazze di discorsi che spesso, come voi sapete che siete quasi tutti già da molto tempo attivatori, dalle quali poi non si riesce a tirare il filo perché la matassa si ingarbuglia, uno parte dal fatto che gli fa male i piedi e arriva alla questione dello sbarco sulla Luna e non riesce più a trovare il comitolo il bandolo di questa matassa. Quindi uno dei nostri sforzi come gestori, diciamo, dei laboratori complessivi di progettazione è quello di separare in maniera tale che noi si possa individuare il contributo di ciascuno e anche il contenuto del contributo di ciascuno, per cui frazionandoli riusciamo poi a trovare una diretta connessione tra il problema, la proposta e la persona. Questo da una parte garantisce la persona che gli sia riconosciuto il suo contributo e dall'altra parte a noi ci semplifica nella decodificazione. Ovviamente ho colto un'occasione di una tua osservazione molto intelligente e puntuale solo per evidenziare il metodo, è chiaro. Allora, grazie Angela, grazie. Abbiamo detto che ci mancava solamente Greta, che non so se è tornata, o se no c'è Emanuele. Emanuele? C'era prima, sei un attimo. Se non sbaglio avete parlato tutti? Perfetto. Allora, che cosa abbiamo fatto adesso? Noi abbiamo fatto un ragionamento. Lorenzo? Va bene, andiamo avanti così. E ogni tanto compaiono delle faccette di noi. Va bene. Dico, allora, abbiamo fatto questo primo giro. Le persone hanno espresso un loro sentire. Noi dobbiamo stare attenti in questa fase anche a collegare alle persone quello che loro sentono, quello che loro percepiscono, tentando di dividere quello che loro percepiscono da quello che viene detto da altri. Spessissimo i problemi vengono poi determinati da un po' di demagogia, dalle mode, dalle cose, e quindi questo ci complicherebbe un po' la vita. Noi vogliamo proprio sapere da chi viene e vogliamo sapere esattamente lui come percepisce il problema, proprio personalmente, quello che lui ritiene essere il problema che sta attraversando. Questo che cosa vuol dire? Intanto evidenziare che lui ha una posizione precisa, cioè un ragionamento suo di fatto, e secondo il fatto che noi in questo momento andiamo a rispettare quello, acclarando che lui ha una posizione, un'idea, andiamo a rispettare quella sua posizione, idea che viene inserita. Normalmente queste cose si fa con dei tabelloni, insomma cose molto semplici da fare. Se si fanno in presenza viene inserita la sua idea senza la paternità, quindi non è che c'è scritto l'idea, il nome, il cognome, però lui riconosce nel tabellone quello che ha detto lui, e che noi poi a un certo punto lavoreremo con lui per mettere insieme. Abbiamo finito questo primo giro, è molto semplice, come avete visto, non c'è altro da fare. A questo punto c'è un momento di diciamo sintesi. In questo momento di sintesi per noi lo fa Raniero, che ha preso appunti e ci racconta che cosa è uscito fuori da questo primo giro. Intanto buonasera a tutti, prima vi ho dato solo un cenno. Allora, questa è una rassegna molto rapida, quindi non sto qui a tediarvi lungamente, era semplicemente un po' per andare a identificare, oserei dire, le parole chiave, insomma, perlomeno quelle più ricorrenti. Sicuramente il tema sanità nelle sue diverse sfaccettature, se c'è l'accezione, insomma, in modo più dettagliato dei servizi sanitari, e mi piaceva in realtà segnalare Angela Degni, che in qualche modo ci diceva proprio disservizi, più che servizi, l'ha sottolineato in modo, diciamo, molto chiaro ed evidente. Un tema è quello dell'economia, nell'accezione più ampia sia di un'economia, diciamo, in termini di modello passato, superato, che fa i conti ovviamente con la dimensione odierna,
e mi piace anche però riagganciarlo poi a quello che ci diceva anche Maria Grazia rispetto invece alla concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi, quindi insomma sempre un dato che è legato a una certa forma tradizionale di economia. Come la sanità sta diventando molto ricorrente in questi incontri che facciamo, il tema dei trasporti, che vede comunque una sfumatura diversa, anche se in continuità tra quelli che sono i contesti urbani e il collegamento delle periferie, alla dimensione invece più ampio dal punto di vista della lettura territoriale, dove ovviamente il collegamento diventa molto più complesso, ci si diceva appunto nelle aree interne, soprattutto dove le comunità sono un po' polverizzate, oggettivamente questo diventa un tema, diciamo, a rischio isolamento, come peraltro avete ben sottolineato, piuttosto isolato. Anche il tema dell'isolamento, insomma, è stato in qualche modo richiamato in più forme e diverse. Mi piaceva, insomma, quello che ci diceva, mi pare, Arianna, che non è un tema, per quanto sicuramente particolarmente elevato per gli anziani in quanto categoria vulnerabile, ma non solo per gli anziani, che in realtà appunto questi fattori, penso appunto ad esempio ai trasporti non adeguati, comunque possano comportare. Ricorre anche, diciamo sempre legato a un certo sistema di sviluppo e di trasformazione, uso e trasformazione del territorio, la questione urbanistica l'abuso, oserei dire, del territorio, e questo mi sembra che appunto è emerso in più contesti, anche con questa dualità, ossia tema attuale, facciamo i conti con quello che è successo, guardando però al ritorno su quello che è avvenuto anni prima, dove appunto c'è stato il sacco, talvolta viene definito il sacco del territorio, il saccheggio delle risorse naturali, e quello che oggi sta portando quel fenomeno, e anche questo appunto l'avete sollevato, in territori completamente diversi, nord e sud, purtroppo evidentemente un male comune al nostro paese. Io mi fermerei qui al tema. Va bene, perfetto. Allora, questo è un altro passaggio, quindi diciamo, ripiloghiamo dall'inizio. Sono arrivati piano piano questi nostri invitati, e noi abbiamo parlato con loro individualmente, cercando di farli capire, scambiando due parole, chi sono, da dove vengono, insomma, molto morbidi. Incominciamo questa prima raccolta che sono sui problemi, specificando che i problemi devono essere quelli del loro sentire. Quindi non quello riportato, insomma, devono essere proprio anche micro problemi, no? non è un problema questo qua. Non è un problema. Okay. Dopodiché l'abbiamo ascoltata, a un certo punto ci sono queste lavagne su cui sono state scritte queste evidenze messe in evidenza dai partecipanti, si fa un riassunto, quindi una persona che ha preso appunti mentre succedeva questa faccenda fa un riassunto di quello che è successo, allora dice ok, e si incomincia a vedere che cosa, che le posizioni individuali, cioè il problema individuale, cioè sentito da ciascuno, immaginatevi che stiamo parlando con delle persone, ripeto, che voi adesso state nella parte di quelle persone, però insomma voi avete ovviamente una capacità critica un po' più strutturata, insomma per esperienze, immaginatevi che possono essere anche dei problemi molto contingenti, molto loro, molto, molto vari. A questo punto uno si accorge che per quanto vari siano, se il numero è superiore a una certa quantità, 10-15 persone, di fatto ci sono dei minimi comuni denominatori. E quindi a un certo punto, per esempio, Paolo ha parlato della sanità, ma ha parlato anche Domenico della sanità, vabbè, siamo a cittadinanza attiva, quindi è giusto, però a un certo punto, se Paolo fosse non di cittadinanza attiva, capirebbe che il problema suo è anche il problema di Domenico, no? Così come quello dei trasporti non è solo il problema suo, ma è anche il problema di un altro che sta lì, casomai detto in altre maniere. E quindi questi momenti di sintesi fanno capire che in realtà non sono 15 persone separate, sono 15 persone separate la cui identità è garantita, la cui partecipazione creativa è garantita dal tabellone, dal fatto che gli è riconosciuta la sua cosa, però in realtà queste diverse soggetti hanno delle cose in comune. Questo siamo alla prima ora e mezza, e quindi per noi è già un'acquisizione forte, nel senso che ci sono dei gruppi di persone che in qualche maniera hanno delle cose in comune su cui possono cominciare a ragionare. A questo punto che cosa succede? Questo ve lo dico, ovviamente le problematiche possono essere tutte, voi ne avete citate
tante, tantissime, ma normalmente sono tante, nel senso che i problemi vengono dal degrado ambientale, le cave, le industrie, le emissioni, le aree disboscate, i parcheggi piazzali non utilizzati, le aree di dissesto idrogeologico, tutto il mondo, il degrado sociale, contesti insediativi degradati, problematiche relative al sostegno delle fasce più debili, l'inquinamento, fonti di rumore, alterazione delle acque, servizi insufficienti, mobilità, salute, istruzione, abbandono, edifici produttivi abbandonati, insomma c'è e continua questa lista, ce ne possono essere di qualunque cosa. Noi non facciamo scelte, noi siamo dei facilitatori, quindi le elenchiamo. Ovviamente noi abbiamo solo delle grandi scelte, nel senso se uno ci viene a dire che il problema sono le persone di colore che vanno buttate a calci in culo fuori dei dati, ecco, noi possiamo intervenire dicendo che fa parte di una logica differente dalla nostra e quindi se ne può uscire. Questo, insomma, ci sono dei punti, diciamo, inalienabili della nostra cosa. Poi all'interno di questi punti inalienabili le opinioni possono essere differenti, i problemi possono essere differenti. Noi in questa fase le accogliamo. Quando diciamo noi che li accogliamo, diciamo che ci sono degli operatori, che siete voi gli attivatori in loco, c'è uno di noi che sta vicino con voi, e poi c'è un gruppo di lavoro che da fuori, dall'esterno, da remoto, segna queste cose. Se è possibile, le graficizza su delle tavole, che alcuni di questi, per esempio, ci sono delle indicazioni specifiche che voi ci avete detto, dall'area industriale specifica all'ospedale specifico, quelli vengono graficizzati in un posto, vengono segnati. Queste cartografie, che poi sono all'inizio di queste mappe, poi vengono riportate la volta dopo, ma lo vediamo. Adesso, in questo momento, quindi, sono arrivati, li abbiamo salutati, abbiamo fatto questo giro, abbiamo scritto sulle lavagne e gli abbiamo detto, e gli abbiamo fatto una sintesi di quello che era emerso. A questo punto facciamo un secondo giro. I tempi sono più lunghi quando parliamo con le altre all'esterno, insomma, però noi lo facciamo, come si dice, a livello di libro, quindi possiamo ridurre un po' i tempi. E facciamo un secondo giro dicendo, va bene, abbiamo detto che questi sono i problemi, ma quali sono le risorse, quali sono le potenzialità di questi luoghi? Quali sono i fattori forti di questi luoghi, le cose belle, interessanti, e che cosa possono essere? Questo noi lo sappiamo da prima, dobbiamo far uscire a loro. Possono essere delle persone che sono bravissime, delle associazioni, possono essere dei comportamenti, possono essere delle aziende che stanno facendo innovazione, possono essere i beni culturali, il paesaggio, l'ambiente, possono essere qualunque cosa. Secondo noi, secondo loro, è una risorsa o comunque rappresenta una potenzialità che può anche essere inespressa, che però secondo loro ha un valore che sulla quale si possono fare delle considerazioni successive. Però a questo punto non chiediamo la parola a uno, diciamo ok, aspettiamo, quindi io sono voi e vi dico a voi che siete i cittadini, va bene, mi dite per favore che cosa ne pensate, cioè quali sono gli elementi all'interno del vostro territorio che sono delle risorse e delle potenzialità. È aperta, chiunque può dire quello che vuole, alza la mano anche fisicamente come volete. Chi parla? Rosa Grasso, vai Rosa. Allora, io ritengo che le risorse delle nostre zone sono tantissime. Cominciare dall'aria buona dovuta al fatto che ci troviamo in montagna, cioè siamo poco più di 800 metri, si parla di montagna, ma è una posizione favorevole che ci permette di guardare la parte circostante. Anzi, diciamo che nei tempi andati da Foggia e da Napoli venivano molti turisti, adesso con il Covid la situazione è diversa. Come dicevo, abbiamo un castello di origine normanna circondato da una villa comunale molto ampia e quindi questo permette anche di passeggiare, di fare sport in tranquillità. Oltre a questo abbiamo la ceramica, siamo diciamo che ceramica, ok. La maiolica arianese, che ci sono dei reperti storici, abbiamo un museo civico dove sono esposti addirittura delle anfore con un segreto. Cioè per bere dovevi chiudere un buchino, altrimenti l'acqua non arrivava. Quindi con questo segreto particolare. E adesso ci sono due o tre aziende che lavorano proprio la ceramica. Non ultimo, il panorama che si vede insomma dalle zone di Ariano, che si trova su tre colli e quindi permette una visione. Noi da Ariano riusciamo a vedere il santuario di Montevergine, tanto per dirne uno, oltre che tutto il circondario. Quindi queste sono delle potenzialità, quindi degli itinerari turistici, qualcosa da sviluppare in questo senso. Molto bene, bravissima. Sintetica, ma ha individuato molte... risorse, molte potenzialità del territorio. Ok, chi altro c'è?
Vai Paolo, vai. Sì, ecco, cerco sempre di sintetizzare un po' le cose che per lasciare spazio anche agli altri. Ecco, beh, credo che una delle cose principali, più importanti del mio territorio sia il paesaggio. Ecco, l'eccezione più ampia possibile, nel senso, noi abbiamo ancora un territorio bellissimo, incontaminato, nonostante, ripeto, negli anni 60-70 c'è stato un grosso impatto di seconde case, però abbiamo ancora un territorio molto bello. Abbiamo in questi anni promosso anche questa forma di mobilità che si chiama mobilità dolce, quindi un turismo che sia rivolto alle famiglie, ai bambini, dove non c'è bisogno di fare grandi escursioni, ma c'è un territorio molto, diciamo, pianeggiante che permette di essere fruibile a tutti. Abbiamo una grande realtà di associazionismo sul territorio, sia per quanto riguarda l'associazionismo sportivo, ma anche per quanto riguarda, per esempio, la protezione civile oppure altre associazioni che fanno assistenza a persone e anziani bisognosi. Abbiamo grandi insediamenti, grandi tra virgolette, che riguardano ovviamente la produzione del formaggio Asiago, che è il nostro prodotto, insomma, più importante, ma abbiamo anche in questi anni una cosa molto interessante, cioè che ci sono alcune aziende che si stanno anche espandendo, che hanno attivato queste produzioni biologiche. Sto parlando di una grande azienda qui che ormai è diventata nazionale europea, che è la Rigoni di Asiago, che sta facendo marmellate e altri prodotti biologici, ma anche altre forme più piccole di piccoli agricoltori sul territorio, che hanno per esempio fatto coltivazioni di fragole, di lamponi, e altre mi dicono che sono in fase di realizzazione. E per ultimo abbiamo una grande potenzialità che è stata espressa in questi anni e che è stata legata al centenario della Grande Guerra, in cui si è appunto confermata la vocazione di questo territorio di far conoscere che cosa è successo su queste montagne durante il primo conflitto mondiale, che come sapete ha svolto su questi monti una fase importante di quel conflitto. Ecco, queste in sintesi quelle che mi paiono le più importanti del mio territorio. Grazie Paolo. Tra l'altro anche in questo caso abbiamo riaperto un nuovo scenario per quanto riguarda le potenzialità, perché tu hai inserito dentro sia il paesaggio, le cose, ma anche l'associazionismo, che ovviamente è una potenzialità forte, e poi la parte produttiva, che anche quella in questo caso con le caratteristiche che tu hai detto, quindi biologica, di qualità, con la produzione dei formaggi di qualità, è un'altra delle risorse con cui fare i conti. Poi va bene, poi ne parliamo. Ok, chi altro c'è? Posso intervenire? Come no, Domenico, vai. Allora, per quanto riguarda Salerno, cioè, se noi, diciamo così, lasciamo un po' il territorio con tutti i suoi problemi di ambiente, eccetera, cioè noi poi Salerno significa Costiera Amalfitana a nord e Pestum a sud, quindi abbiamo delle grosse risorse a livello di turismo. E l'altra cosa importante riguarda l'agricoltura, perché noi siamo produttori della mozzarella, e poi nella nostra zona, forse nella Piana del Sele, c'è molto importante la produzione della quarta gamma. Queste insalatine che stanno in tutti i supermercati d'Italia provengono dalla Piana del Sele. Però detto questo, il problema qual è? È che comunque si arranca ancora, ci sono dei progetti che stanno mettendo in piedi le amministrazioni comunali. Dico per esempio a Pestum, l'amministrazione di Pestum, però non c'è ancora direi una sinergia tra il pubblico ed il privato, tra il pubblico e le associazioni. Mancano proprio delle associazioni con dei progetti che possono valorizzare queste nostre risorse del territorio. Questo è l'ultimo, cioè noi dobbiamo parlare della positività, però questa positività, per esempio, si scontra sempre. Per esempio, noi abbiamo l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, il quale dovrebbe decollare da 20 anni e sta ancora fermo là. Quindi dico, ci sono queste grosse potenzialità, però abbiamo ancora queste difficoltà.
Ok, ecco. Domenico, questa è parte dell'interesse di quello che hai segnalato, ma è uno dei ragionamenti che stiamo facendo prima con Angelo, ovvero sia, dobbiamo dividerle. Io infatti questo che tu mi hai detto sulle sinergie tra pubblico e privato nell'utilizzazione e nella valorizzazione delle risorse l'ho messo nel capitolo precedente, quindi delle problematiche, nel senso che in questo momento noi sulla risorsa non diamo un giudizio, diciamo che è una risorsa, non evidenziamo i problemi specifici che affronta, perché noi potremmo avere anche delle potenzialità inespresse, no? Se per esempio parlando con quello che ha detto Paolo sulla storia della Grande Guerra, 30 anni fa o 40 anni fa nessuno poteva pensare che a un certo punto potesse diventare, o 50, potesse diventare un attrattore la cosa. Quindi uno avrebbe potuto dire c'è questo sistema di trincee, di fortificazioni e di memoria che non è valorizzato. E quella era la potenzialità. Quindi noi oggi invece per fortuna hanno fatto tante cose, per cui sicuramente è più valorizzato. Per cui possiamo anche individuare delle potenzialità schiamazzate, non so se mi spiego, cioè delle potenzialità che non sono totalmente sviluppate, che hanno delle problematiche, no? Però l'importante è che come hai fatto tu, Domenica, individuare quelle che sono le potenzialità. Poi sicuramente i sistemi distributivi della mozzarella o anche nella gestione delle costiere, insomma, qualche problema ci sarà sicuramente, nel senso il fatto che per esempio Salerno non riesca poi totalmente a riuscire a recuperare questi flussi che passano solamente, cioè, immagino, adesso non vogliamo fare degli urbanisti qua dentro, okay. Quindi non sappiamo, non vogliamo scendere poi troppo in dettaglio. Grazie Domenico. Chi parla? Allora, posso parlare io dell'Avellinese? Voglia. Allora, diciamo che le nostre zone hanno alcune peculiarità agricole molto importanti. Noi ci troviamo nel territorio del Greco e del Fiano, da un punto di vista di vini, e sono una realtà imprenditoriale molto importante. Ma abbiamo anche qualche presidio slow food per quanto riguarda i prodotti locali. Abbiamo una ricchezza importante per alcune tipologie, ad esempio, di formaggi, prodotti dell'orto, sono proprio particolari della zona, hanno una tradizione antichissima. Non solo, ma abbiamo la grande potenzialità del turismo sia religioso che enogastronomico, di cui si parla molto nel nostro territorio, perché abbiamo delle realtà e dei luoghi che, messe in un circuito di turismo, diventano veramente una risorsa per rivitalizzare la zona. Abbiamo anche, ad esempio, nella Bassa Irpinia, la realtà del tombolo, che è una tradizione antichissima, ma è rimasta viva solo in due piccole realtà. Come proprio diventa per, ed è per lo per queste persone, per queste esperte di tombolo che noi chiamiamo pizzillare nella nostra zona, diventa una realtà, secondo noi, una potenzialità sicuramente da attenzionare e da che può essere anche rivista, rivitalizzata come qualcosa di altro che può prender vita e farsi conoscere ancora di più nel tempo oggi, in effetti, non farla rimanere solo piccolina, circoscritta a solo poche zone. E per quanto riguarda poi il territorio, abbiamo anche qualche museo, quindi che potrebbe rientrare nel circuito, sempre nel circuito del turismo. Abbiamo un treno che praticamente ha ripreso una vecchia ferrovia che collega Avellino all'Alta Irpinia, ed è un treno turistico. Questa è un'altra grande potenzialità, che però non fa i percorsi continuativi, ma stabilisce delle date, e infatti è veramente interessante, perché poi fa scoprire lungo tutto il percorso i territori che si presentano ai turisti. Quindi c'è l'accoglienza, c'è la scoperta del territorio, quindi i vari comuni si mettono a disposizione per far conoscere il proprio comune.
sia da un punto di vista storico, da un punto di vista delle strutture importanti, ma anche da un punto di vista proprio gastronomico. Quindi presenta un poco tutto il territorio. Ce ne saranno sicuramente altre, però queste sono quelle che adesso lì mi vengono, mi vengono in mente. Grazie, grazie tantissimo. Allora, chi ce l'abbiamo adesso? Forza, Luisa Giusi ti parla. Angela, yuhu, ragazzi. Angela, vai. Angela, allora, Degni. Io ho parlato. No, scusami Angela, Angela Degni, scusami. No. Abbia pazienza. L'audio, Angela Degni. Ok, ho attivato l'audio? Sì, sì, bellissimo. Ok. Bene, io volevo parlare delle nostre potenzialità, le nostre risorse che praticamente non sono non solo soltanto il turismo, ma abbiamo tante musei, abbiamo per esempio uno a caso, c'è il museo di Petiassa, che è anche molto bello da vedere, quello praticamente dei treni, della prima ferrovia che collegava Napoli Portici, dove poi loro sul posto fanno anche vedere i rumori, magari la tratta come veniva fatta con dei filmati appunto sui treni, che è anche molto bello e molto affascinante. Poi posto anche in un posto sul mare dove c'è tutta la panoramica di tutto il golfo, da Sorrento fino a Miseno, che si vede proprio completamente tutto il golfo. A parte poi ci sono anche tanti musei, tanti scavi preziosi da andare a visitare e quindi da far risaltare. Abbiamo il Museo del Mare, abbiamo la Gaiola, che praticamente è il parco sommerso della Gaiola, che è anche interessante da far portare alla luce, da far vedere ai visitatori, come quelle terme di Baia, che anche sono molto belle. Quindi c'è le librerie, che sono anche molto caratteristiche. Comunque ci sono tante cose che si devono far valorizzare, non solo ecco il solo litorale, che più spesso vedo molti turisti là e non in altri posti, forse perché sono più facili da raggiungere. Ci sono, lo dico a te, approfitto del tuo intervento, ma lo dico a tutti, ci sono oltre beni culturali, produzione, quindi ci sono altre risorse che voi ritenete poter essere interessanti, nel senso che per adesso ci stiamo concentrando molto sulla parte paesaggio, e produzioni, beni culturali, produzione nel senso produzioni di qualità, agroalimentari, artigianato, via discorrendo. E ci sono altre cose che voi ritenete poter essere interessanti? Adesso Angela non ti preoccupare, è finito, insomma, andiamo avanti, era solo partendo dal tuo, quindi se c'è qualcosa di se hai in mente delle cose, dille, se no non è che te lo sto chiedendo a te. Sto solamente indirizzando un po' la chiacchierata. Grazie Angela. Chi c'è adesso che vuole parlare? Yuhu? Yuhu? Forza ragazzi. Giusi, vai. Sì. No, io ho capito che anche Rosa Grasso è dello stesso paese dove vivo io, di Ariano, per cui lei ha un po' sintetizzato tutto quello che sono le risorse di Ariano. E poi io aggiungerei anche la produzione dell'olio, l'olio che è buonissimo qui ad Ariano, quindi sempre in gastronomia, e quindi questo lo aggiungerei. Poi sono d'accordo con tutto quello che ha detto Rosa. Ok, perfetto Giussi, va benissimo. Ricordiamoci che quando parliamo con le persone, i partecipanti, noi dobbiamo stimolare comunque a dire cose, anche se ripetono le stesse. Sì. Adesso tra di noi non c'è bisogno, perché anche se... perché è un sistema di entrare in relazione, tanto perché le cose vengono sempre dette in maniera diversa, no? Ognuno poi... Adesso non c'è bisogno, Giussi, tanto non te lo chiedo a te, lo dico solo a tutti noi, per sapere che nel momento in cui... ipotizzate che a un certo punto noi possiamo fare un laboratorio ad Ariano, sono tutti di Ariano, per cui i problemi e le risorse saranno più o meno quelle, immagino, no? Insomma, così come se lo facciamo a Bologna, wow. Però non fa nulla, parlare aiuta a conoscersi, aiuta anche a riflettere, casomai uno dice aggiunge una parola, perché anche lì è la nostra capacità
di far capire che è un contributo utile, no? Per cui, che ne so, uno ha detto turismo, l'altro dice turismo enogastronomico, e aggiunge solo lavagna enogastronomico, in okay. modo da non perdere anche i piccoli contributi, no? Questo è sì, per... ho capito, sì. Tanto sì. noi stiamo, come abbiamo detto, ci stiamo formando lavorando, per cui insomma questa è osservazione. Perfetto, sì. Allora, a proposito, vai, aggiungerei anche che c'è, oltre al Museo della Ceramica, c'è anche il Museo degli Argenti, che si trova all'interno della diocesi di Ariano Irpino, che è molto bello da vedere. Bello, interessante. Questo è un... Volevo dire Beh. Una cosa. Luisa, vai. Io volevo dire, sì, d'altronde questo tipo di risorse ci sono, tutti i luoghi, insomma, hanno di queste risorse. Sì. Possono essere paesaggistiche, eccetera, però secondo me la risorsa maggiore sta proprio negli occhi delle persone, per cui dovremmo, ad esempio, nel luogo dove abito io, c'è una grande risorsa che sono i giovani, sono i ragazzi, perché essendo un luogo molto popoloso, ci sono moltissimi ragazzi che però sono un po' disabituati oppure non sono abituati a vedere delle risorse dei propri luoghi, quindi non appartengono loro stesso ai propri luoghi, loro stessi ai propri luoghi, quindi la risorsa sono proprio i giovani e cercare di educarli a vedere queste risorse e a sfruttarle. Questa è una cosa interessantissima quello che hai detto, Luisa, perché effettivamente è così, nel senso che loro non sanno, non conoscono il loro nel territorio spessissimo, e spessissimo noi ignoriamo che loro, oltre ad essere un problema, sono una risorsa, nel senso che ci sono molti problemi che riguardano i ragazzi giovani, discorrendo ovviamente che non riguardano tutti i ragazzi giovani, certo. che riguardano fasce di gruppi, di altri, però loro sono una risorsa. Se parliamo di paesi dove per esempio c'era, come abbiamo detto prima, che ci sono dei momenti di abbandono, no? che i ragazzi se ne vanno perché non hanno posto di lavoro, il fatto di avere una situazione dove i ragazzi ci sono, no? Non è più un problema, ma è una risorsa. È esattamente così. E tra l'altro, queste operazioni che noi facciamo così morbide, tranquille, in realtà servono anche a far capire quali sono le risorse che hanno, che si è in un territorio. Io cito spessissimo questa... una storia che abbiamo avuto 5 anni fa in un territorio interno del doppio cratere, quindi a cavallo tra il Lazio e la provincia dell'Aquila, dove c'erano stati appunto due crateri, il terremoto dell'Aquila e dell'Italia centrale. Andammo a fare un'operazione di laboratorio di progettazione partecipata con i ragazzi del luogo, tutti carini, a un certo punto tutti sì, ma quali sono le risorse? Questi dicevano, ma non ci sta niente qua, tutto silenzioso, è tutto vuoto, non c'è nessuno. In realtà erano dei boschi bellissimi, però tu dici così che non ci sta niente. Se io dico che non ci sta niente, che non succede nulla a un abitante nevrotico di Roma e di Milano, quello è contentissimo a venire qui a stare una settimana senza avere nessuno e niente da fare. Per cui quella che per te non è una risorsa, anzi è un momento di non agevolazione del tuo futuro, in realtà se adeguatamente interpretata può essere importante. Quindi insomma, l'attività che noi facciamo con le risorse è appunto quello del riconoscimento da parte dei partecipanti delle potenzialità che ci sono. Le potenzialità sono fisiche, materiali, immateriali, culturali, ambientali, sociali, e questa che tu dici per esempio è un'importantissima potenzialità sociale. Grazie. La trasformazione dei luoghi, no? Cioè. Quindi anche se non sembra che ci siano, comunque si possono creare, anzi trasformare i luoghi. Cioè, uno parte da quelle che sono le potenzialità dei luoghi, su questo ci fa dei ragionamenti. Perché certo. la differenza che ci sta tra una progettazione, una pianificazione dal basso e una dall'alto, è quella che noi stiamo facendo, è un sistema di laboratoriali dal basso, e che quelli dal basso conoscono esattamente quelli che sono i valori, le necessità del loro territorio, mentre dall'alto può intuire quali sono le necessità, ma normalmente poi arrivano i finanziamenti a pioggia perché non sono mirati a quel determinato tipo di situazione, mentre partendo dal basso tu quella determinata situazione la conosci. Perché se tu lavori in un quartiere, lavori in un piccolo paese, tu conosci il nome e cognome di quello che c'ha bisogno,
l'operatore del formaggio lo conosci, no? Forse anche non personalmente, ma mangi quel formaggio, e per cui capisci quali sono le problematiche, e quindi puoi anche fare un ragionamento di sviluppo sulle potenzialità che è mirato, e quindi più si spreca di meno, non so se mi spiego, in termini di tempo, e si ottengono risultati maggiori a parità di investimento. Angela Marcarelli, volevi dire? Marcarelli, sì, volevo, allora, spostandoci in questo ambito, ad esempio nella nostra realtà una risorsa, una potenzialità può essere l'associazionismo, nel senso che ci sono tantissime associazioni, tutte attive, e quindi ognuno porta il proprio contributo nell'ambito proprio di azione per la vita della collettività. Perfetto, quindi c'è questo, c'è anche questo aspetto nel nostro territorio. Come una voglia. E tra l'altro moltissime già fanno rete, altre cercano di farlo, di fare rete, quindi c'è la costruzione di un percorso in questo senso. Va bene, grazie. Senti, c'è qualcuno? Emanuele, che non siamo riusciti a sentire la tua voce. Emanuele? Ciao, buonasera. Eccomi qua, ciao. Perdonate, ma sono in servizio al SERD, uh-huh, e quindi ho dovuto, siamo in una situazione estremamente emergenziale, quindi ho potuto seguire e non seguire. Non ti preoccupare, ma l'ultima parte che ci stiamo dicendo è chiaro, nel senso, stiamo chiedendo le potenzialità e le risorse del territorio secondo una visione personale, insomma. Che cosa sì, secondo sì, sì. Ok, vai. Sì. Ma allora, io dico così, due o tre cose in sintesi. Le pratiche di comunità, il discorso della rete, no, sulla quale molto spesso lavoriamo tra il formale e l'informale, io credo ci siano, no? Tra poco raggiungerò Lorenzo Signori per un altro problema che dovremmo seguire, però credo che, spero di non essere fuori tema, sia importante in qualche modo una regia che mette assieme delle competenze. Per esempio, io sono coordinatore bassanese del Tribunale del Malato, c'è anche l'amico Paolo di Asiago. Allora, qual è il problema? Noi possiamo scrivere i protocolli, possiamo ordinare e coordinare alcune cose, però in qualche modo poi c'è un case manager, uso questo termine un po' in inglesismo, che deve in qualche modo ordinarle, coordinarle e organizzarle queste risorse. Spero di restare in tema, anche perché molte volte, anche nel corso che facciamo i sabati mattina, in questi tavoli molto interessanti, di fatto credo che oggi le fragilità e la difficoltà di esprimere una domanda di bisogno, di intercettarla, di accompagnarla, di veicolarla, non è secondaria. Paradossalmente potremmo avere i servizi, le strutture, noi di cittadinanza attiva, noi attivatori civici, che cerchiamo di essere da collant, ma molte volte noi lavoriamo con bisogni inespressi, o lavoriamo su categorie, lavoriamo su insieme, lavoriamo su persone che esercitano il loro ruolo in un modo per cui non sempre è empatico con quello che è dopo la richiesta di bisogno che ci viene dal territorio. Quindi se io parlo del bassanese, ma poi tutti si lodano e si imbrodano, tutti possono dire che sono nel posto, abbiamo la rete dei servizi, abbiamo i servizi distrettuali, il terzo settore e quant'altro, però questo io leggo e riporto, diciamo, come stato di necessità, quindi credo che gli aspetti formativi dovrebbero anche restituire chiarezza di ruoli, di compiti rispetto a quello che siamo e quello che possiamo offrire. E questa parte qua, non è, insomma, quest'ultima parte che tu hai chiesto non fa parte proprio del ragionamento delle attività che stiamo avviando, quindi la chiarezza sui compiti. Noi quello che stiamo formando è una figura di una persona che siamo noi, insieme, che attiva delle comunità, e stiamo cercando di determinare ancora una volta insieme delle strumentazioni che possono essere utilizzate per mobilitare, sensibilizzare le persone. Quello che invece ha detto prima è una cosa interessante, seppure, come si diceva precedentemente, diciamo che afferiscono più le problematiche piuttosto che le potenzialità, mentre il primo discorso che hai fatto
che è appunto la rete formale e informale, è invece una potenzialità, nel senso che la presenza di una rete formale e informale è appunto una potenzialità richiamata negli interventi di prima, quindi sociale, umana, che serve per mettere, che può essere utilizzata per fare delle cose, mentre quell'altra serie di problematiche che tu ci hai accennato, noi le trasferiamo in quel discorso che precedentemente abbiamo fatto, ovvero sia sulle potenzialità, perché come io si diceva... Io mi scuso con voi per la parte che mi sono perso. Non ti preoccupare, Manuel. Però sai cosa? Forse è una cosa che pongo io, no? Noi dovremmo essere dei catalizzatori, giusto? Sì. Dovremmo quindi adottare strategie attraverso mezzi e strumenti. Sì. Creare delle disponibilità, creare delle sintonie, forse è un mio modo di vedere le cose. Sì, 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 questo è sicuro, però quello che noi facciamo è quello di dire qual è l'obiettivo nostro, è quello di cercare di mobilitare e attivare delle persone riconoscendo a ciascuno il diritto e la possibilità di partecipare ad una pianificazione, ad una programmazione che riguarda il proprio. Questo è il senso della questione, quindi cittadinanza attiva si è aperta prima ad un ragionamento di attivatori, alla formazione di 103-104 persone che sono gli attivatori, per dire se noi vi formiamo voi poi potete all'interno delle società in cui state fare queste attività. All'interno degli attivatori una parte significativa è già nel circuito di cittadinanza attiva, però c'è una buona fetta che non è del circuito di cittadinanza attiva, che si è avvicinato adesso. E quindi noi stiamo formando questa variegato mondo di persone, molto interessante tra l'altro vederne la diversità e le cose. Dopodiché con queste persone entriamo all'interno dei laboratori in cui il mondo si apre ancora di più, nel senso che possono non essere di cittadinanza attiva, sicuramente non hanno seguito il corso e per cui ci può essere di tutto, ma noi quello che vogliamo portare a casa è far capire alle persone che arrivano che è un diritto nostro progettare il nostro futuro e quindi dare qualche strumentazione perché le persone, oltre ad esercitare una critica rispetto a quello che sono le cose che non funzionano, riescano anche a mettere in moto un meccanismo propositivo che secondo noi è dirimente. Dopodiché queste persone possono stare con noi, per capirsi, entrare dentro l'associazione, noi saremmo contentissimi, o andare per i fatti loro. Comunque il nostro obiettivo è quello di essere riusciti a lavorare con loro e a formarle su questo tema. Quindi non lo vediamo come un sistema esclusivamente interno a cittadinanza attiva, ma è un sistema di cittadinanza attiva rivolto verso l'esterno, per cui per acquisire nuovi soggetti, per formare, per svolgere un ruolo. Comunque ti ringrazio del tuo intervento, ho preso appunto sempre la penna fotografica. Forse Greta, ci sei? Greta? Va bene, ok. Supponiamo, abbiamo finito più o meno, abbiamo parlato per quasi tutti? C'è Katia, se vuole dire qualcosa. Volevo dire che Greta, eccola, che è con Massimo, hanno qualche problema col computer. Va bene. Audio e video hanno un po' di problemi. Non c'è problema, insomma, era solo perché se c'era, se ci fosse stata, mi dispiaceva non passarle le parole. Ok, quindi abbiamo fatto questo secondo giro, che può essere, che tratta di un altro argomento, quindi delle potenzialità. Alla fine di questo giro si riprende la parola colui il quale sintetizza le cose. E mentre la linea sintetizza, io mi prendo un minuto e torno su. Vai, Rani. Grazie. Allora, in realtà ho tante cose che convogliano più o meno, diciamo, in grandi macro aree. Sicuramente il territorio nella sua accezione più ampia è uscito con grande forza, e quando intendo territorio intendo anche tutti quegli elementi che il territorio contiene, anche in termini, appunto, si diceva, presidi, slow food, comunque sia, culture di qualità, prodotti tipici, e un lavoro che va anche nella direzione, qui aggiungo io come lettura, di rafforzamento della filiera legata all'economia circolare. Questo è un nodo importante, perché molti di voi hanno sottolineato proprio il mondo produttivo e quindi non solo in qualche modo il prodotto in senso stretto, ma proprio la presenza dell'azienda, l'adozione
magari nel tempo anche di comportamenti maggiormente virtuosi, quindi sicuramente questo è un valore aggiunto che andrebbe in termini appunto di lettura della comunità e della sua complessità maggiormente rafforzato, sicuramente rappresenta un potenziale straordinario. Quando parliamo di territorio, ovviamente ci aggiungo anche, mi aveva colpito molto piacevolmente, insomma, Rosa che ci diceva l'aria è buona perché siamo in montagna, sicuramente è un elemento che entra naturalmente in gioco con tutte le sue potenzialità. C'è una ricchezza data anche naturalmente dalle peculiarità del territorio, si diceva naturalmente di tutti quei beni che poi sono, generano turismo anche religioso piuttosto che culturale ed enogastronomico non a caso, e un'accezione specifica è stata sottolineata per quanto riguarda una tipologia infrastrutturale che è quella museale, che anche qui insomma potrebbe avere una lettura diversa, perché non solo esistono, come ben sapete, musei tradizionali ma anche musei diffusi, musei di comunità, giusto appunto, quindi anche questo è un aspetto sicuramente da considerare, che potrebbe emergere, se non in modo esplicito, in un dialogo con i cittadini, magari invece come elemento di sintesi di tante cose che vengono rappresentate. Altro aspetto che, oltre al territorio, che sicuramente la fa da padrone, diciamo, come elemento identitario, è quello delle risorse umane, dalle associazioni ai singoli, passando appunto per magari categorie sociali, in particolar modo, insomma, bella la definizione che ci ha dato Luisa Fortunato, che in realtà poi è, come dire, prodroma anche a un elemento, diciamo, di evidenza, ossia quella capacità di osservare meglio il territorio e di acquisirne consapevolezza, perché l'acquisizione della consapevolezza naturalmente è il primo tassello per avere una maggiore capacità dell'identità dei luoghi e della propria identità interna, anche naturalmente del vissuto del luogo nel quale si vive. Non da ultimo solo perché l'abbiamo ascoltato in aggiunta, diciamo, rispetto alla sessione precedente, Emanuele, che ci parlava di buone pratiche di comunità. Anche questo tema è estremamente interessante, che ovviamente può essere attagliato, diciamo, a temi diversi, e quindi anche qui torna il tema delle reti formali e informali, e quindi delle potenzialità che individualmente o in forma aggregata i cittadini naturalmente hanno già spontaneamente messo in moto sul territorio, e aggiungo io chiudendo, e che possono invece magari maggiormente portare a compimento, pensiamo ad esempio laddove proprio a fronte di queste potenzialità talvolta i cittadini si aggregano magari nella forma della cooperativa di comunità. Quindi in realtà questa capacità è come dire un avamposto di possibili sviluppi ulteriori. Mi fermo qui, Adriano. Ok, grazie. E riepiloghiamo che cosa è successo. Abbiamo questo locale, questo luogo, abbiamo aperto le porte, sono arrivati i nostri amici. Adriano, solo una cosa, mi piaceva sottolineare perché è uscito più volte il tema della mobilità dolce. Questa sì. È una cosa me l'ho un po' disperso negli appunti. Abbiamo fatto entrare le persone, le abbiamo salutate, ci siamo presentati, abbiamo fatto un primo giro che riguarda nello specifico le problematiche e via discorrendo. Abbiamo fatto una sintesi, ci sono le lavagne, sono scritte tutte le cose che sono emerse, è stata fatta una sintesi che ha messo a sistema queste cose. Queste cose fanno sì, questa messa a sistema fa sì che sia una riconoscibilità di più persone sullo stesso tema, e quindi dal posizionamento singolo della persona, perché noi abbiamo chiesto tutto il tempo, sempre e solo, un parere personale, quindi un sentimento, un sentire personale. Abbiamo rifatto poi un giro sulle risorse, abbiamo rimesso insieme il discorso sulle risorse e abbiamo fatto una sintesi di questa roba. Contemporaneamente, da remoto, abbiamo cominciato a localizzare questi posti, su queste risorse, queste problematiche, su delle tavole, su delle mappe, che poi costituiranno la mappa di comunità napoletana. Allora, quando succedono queste cose, per esempio, noi dobbiamo, come ha fatto Raniero, segnalare
gli agganci tra le diverse cose, ma segnalare anche, per esempio, delle nostre delle cose che ci sono risultate strane. A me è risultata strana una cosa, che tra le risorse non è mai uscito nulla che riguardi sanità, trasporti ed educazione. È possibile che noi abbiamo una visione così critica di questi settori, da, che è giusta, non è che sto sbagliando, da non individuarne le potenzialità, però fa strano. Il comportamento che sto facendo io è quello che dovremmo avere come attivatori. Noi non diciamo, non aggiungiamo cose, però possiamo segnalare che c'è qualcosa che potrebbe mancare, non so se mi spiego. Se per esempio, stando all'interno di un'area urbana, non fosse emerso, per esempio, che c'è un problema di inquinamento atmosferico, io lo segnalerei, nel senso che è una causa di morte tra le più elevate in Europa, l'inquinamento atmosferico urbano. Se non emerge, c'è qualcosa, può essere che in quel quartiere non ce l'abbiano, non so se mi spiego, però io lo segnalo, ed è questo il ruolo interattivo dell'attivatore, nel senso che non dice: ah, c'è il problema che non avete segnalato. Uno deve dire: va bene, ragazzi, mi sembra strano che non sia emerso questo. Per esempio, se a un certo punto, parlando con le persone che vengono, non emerge il problema della sanità, che è un problema a noi caro e che, di cui abbiamo molte esperienze, che cosa faremo, secondo voi? Che cosa gli dobbiamo fare? Che gli dobbiamo dire? Ci sono 10 persone, abbiamo parlato di problemi, nessuno dice che c'è un problema sulla sanità, o un problema sugli anziani, o il problema dell'inserimento sociale delle minoranze. Problemi che a noi sono cari e che sappiamo esistere. E come facciamo? Come ci interagiamo, secondo voi? Luisa, Paolo, Angela, parlate. Ma io personalmente inviterei semplicemente ad una riflessione più ampia rispetto, perché quando uno porta, come lei diceva, un'opinione, è il suo percepire, il suo sentire. Allora io inviterei tutti i presenti ad una riflessione un po' più ampia, che si apra anche al percepire di chi sta vicino, perché molto spesso c'è l'idea che il problema che percepisco io può non sembrare valido, cioè mio personale non coinvolge tutto il gruppo che ne sta discutendo. Quindi la cosa che io personalmente farei è che, indipendentemente da ritenere altri problemi che vanno oltre quelli portati sul tavolo, personali, comunque metterli in discussione, perché è da questo mettere in discussione il personale che poi esce fuori il problema, perché nel momento in cui lo dice uno, almeno questa è la mia esperienza, c'è la forza degli altri di effettivamente portare poi la loro esperienza e determinare questo, il problema. Questo Angelo, è un meccanismo con cui si può fare. Noi partiamo sempre, in questo momento siamo partiti con due ragionamenti, problematiche e risorse, sempre richiedendo un'opinione personale. Quindi noi siamo partiti dal riconoscimento della sensibilità dei singoli individui nella proposizione della cosa. Però uno può riportare... No, ma questo è un dare quella spinta e quella forza a portare il personale. Sì. Perché a volte qualcuno dice: no, il mio personale è personale, ok, me lo tengo per me. No, questo invece, noi lo dobbiamo dire da subito che noi vogliamo anche il personale. Perché poi è più facile per noi passare da un personale identificato ad un momento comune. Posso dire, diciamo, a un certo punto, 30 anni fa, no, 20 anni fa mi chiamarono per fare il piano delle foreste casentinesi, no? Delle foreste casentinesi, un parco, insomma, e a un certo punto stavamo lì e c'era una fortissima opposizione perché le strade secondarie, quelle forestali, ci avessero delle catene, no? Quindi diciamo, è tutta un'area molto boscata, con una densità di popolazione bassissima. E non riuscivamo a fare sta roba, quindi le amministrazioni locali si contrapponevano: scusate, ma perché dobbiamo fare sì che un SUV, un turisti entri dentro una zona di una riserva A perché non possiamo mettere una catena? Alla fine, grattando, abbiamo scoperto che c'erano due operatori che stavano dentro questo posto con delle case e che quindi se ci avessero la catenella loro avevano difficoltà a entrare con i mezzi.
Allora, scusa un attimo, se il problema è questo, gli diamo due belle chiavi, loro aprono una catena, quindi una catena le fanno come gli pare. Ed è passata questa norma. Per cui, conoscendo il problema personale, noi riusciamo anche a mettere insieme queste cose. Per questo, quello che dici te è esattamente quello che tentiamo di fare. Nel senso, partiamo da una condizione personale. E poi dopo, su quella costruiamo quella collettiva, perché c'è quella collettiva, no? Il ragionamento che fa Ramiro. Domenico, Bianchi, volevi dire? Alzata la manina? No. Va bene, allora abbiamo fatto questo giro. Noi, l'importante è che noi qualunque cosa facciamo non la facciamo in forma impositiva e quindi cerchiamo di stimolare le persone a dire, e potrebbe esserci, non credo che succederà mai, ma potrebbe esserci che noi usciamo fuori da un laboratorio in cui non c'è il tema sanitario. E sarebbe stranissimo, però mettiamo come esempio, un'iperbole, no? Non c'è il tema inquinamento dell'atmosferico stando in una città puzzolente, però potrebbe essere, e noi dobbiamo stare a questo gioco, perché è proprio il gioco del laboratorio, perché se noi entriamo già con i nostri ordini di priorità, il laboratorio di fatto non ha più un valore paritetico tra noi e gli altri. Sono situazioni estreme, non avvenga mai, questo lo dico prima, perché poi alla fine le persone, se uno è morbido e tranquillo, se gli lancia degli stimoli, reagiscono a quegli stimoli, per cui non ci sono problemi. Però noi dobbiamo entrare con la testa dentro, che sarebbe corretto, che comunque, se non emerge quel tema, noi, oltre che stimolarli un po', poi si dobbiamo fermare, perché non è che possiamo dire poi dopo, come fanno gli urbanisti tradizionali, questa è la priorità, la scrivo io, perché sennò il laboratorio non lo faccio, mi metto a casa, mi scrivo la mia priorità e te saluto e sono. E tanto che noi come associazione le priorità già le abbiamo definite, quindi non è che abbiamo un problema di parlarne con quest'altro. Al massimo gli diamo il nostro programma e ci leggito, però questo non è il senso del laboratorio. Ok. L'altra questione che vi volevo raccontare su due punti, poi finisco. Ricordiamoci che nel laboratorio non c'è una rappresentatività, quindi le persone non rappresentano altri, ma si lavora con degli individui. Quindi se è un soggetto che entra nel laboratorio, non è che è perché il segretario di un'associazione, non nostra, quindi più altro, ha un valore maggiore. Lui entra come Gennaro e è Gennaro, punto, a fine della questione. Se volesse entrare un amministratore, ci farebbe molto piacere, lui è Francesco, non è che è il sindaco. Poi è il sindaco, ma in quella fase lui è una persona come le altre che esprime un parere personale. Se poi corrisponde alle linee politiche dell'amministrazione, questo è un altro discorso. Si apre però il problema dei rapporti con l'amministrazione, perché tutto il nostro percorso va alla fine a produrre una proposta. E adesso vi racconto rapidamente quali sono i passaggi successivi. E noi possiamo e abbiamo piacere che le amministrazioni partecipino alle nostre idee, solamente che tentiamo di elaborare un ragionamento dei laboratori di cittadinanza attiva, all'interno delle quali possono confluire come persone gli amministratori, e poi andare con le nostre ipotesi a parlare con le amministrazioni. Perché l'amministrazione è un luogo di compromesso, dando una parola. La parola compromesso non in un senso negativo, nel senso che l'amministratore è sottoposto a delle pressioni fatte da voti, ma fatte anche da interlocutori privilegiati, che spingono da una parte o da un'altra, e noi siamo un interlocutore. E quindi più forza ci abbiamo, più quell'amministrazione farà quello che noi diciamo. Per cui noi non vogliamo confondere il laboratorio con un luogo di compromesso. Il laboratorio è il laboratorio di cittadinanza attiva, che dice le cose che escono fuori la cittadinanza attiva e dai soggetti che sono che partecipano a questa roba. Dopodiché, con quella piattaforma si fanno degli accordi specifici, si ragiona con gli altri, non c'è nessuna difficoltà. Perché immaginatevi che non sempre le amministrazioni sono vicine a noi, perché spesso non sono le cose. E su questo vi racconto un'altra storiellina di un minutino anche questo. Tanti anni fa, in quel momento stavo lavorando con il WWF, ci fu il programma per il recupero di Bagnoli, i napoletani forse già glielo ho detto, comunque conoscono bene quella zona, il recupero di Bagnoli. Okay. E allora c'era una forte tensione speculatrice, per capirsi, e siamo nel 94-95, quindi siamo proprio all'epoca, e c'era un gruppo imprenditoriale che aveva proposto di fare 9 milioni e mezzo di metri cubi su quella pianura, sono 300 ettari, ma insomma un posto meraviglioso, a parte l'ex dell'esercizio. E noi facevamo un ragionamento totalmente diverso, dicemmo noi vogliamo 0 metri cubi, anzi veramente come anche barare, diciamo 1,5 milioni, ma in fondo la spiaggia rimane libera e aperta ai cittadini. Radunammo una pugnalata di firme e andammo a presentarla al comune.
non ci trattarono bene, cioè avevamo un po' di confronto con l'assessore di quel tempo, però riuscimmo a fargli capire che noi, essendo una delle parti in causa, come si dice, avevamo una posizione, avevamo delle firme, avevamo un ruolo sociale, e lui ha utilizzato, loro hanno utilizzato la nostra posizione anche per fare questa mediazione tra 9,5 milioni e il 1,5 milioni proposto da noi. È uscito fuori poi nel piano regolatore, mi pare a quei 23,5 milioni, che non è che ci soddisfaceva tanto, ma avevamo evitato almeno che ci fosse una totale copertura. Questo è il ruolo della dialettica. Se noi fossimo stati più forti, ancora più forti, avremmo fatto 0 metri cubi. In quel momento queste erano le forze in campo. Per cui è bene uscire dal meccanismo della mediazione prima di aver espresso un'opinione. Quindi noi esprimiamo un'opinione carina, dettagliata, che è quella, e poi entriamo nel discorso di mediazione. Le prossime puntate... quali sono? Allora, le prossime puntate sono queste. Noi facciamo un altro incontro come questo, qui uguale e preciso, e parliamo con i partecipanti uguali e precisi, però parliamo di un ragionamento di come organizzare praticamente questo incontro, i tempi, i modi e via discorrendo. E lo facciamo, vi invitiamo nello stesso meccanismo, con le due date. Quest'altra settimana partiranno gli inviti, voi scegliete quale delle due. Mi dispiace molto, come vi ho detto, di fare questa roba un po' con poche soluzioni, e organizziamo questo punto. Se ci sarà bisogno ne faremo un altro, se no andiamo direttamente all'organizzazione dell'evento, dell'incontro esterno. Questo lo stabiliamo insieme. Dobbiamo capire poi sulle aree, sia i responsabili, sia la dimensione dell'area su cui vogliamo operare, perché questo lo dobbiamo capire insieme e lo capiremo in quest'altra volta. Il percorso, e queste sono le mappe di comunità. A seguire noi abbiamo le strategie, è lo stesso meccanismo che abbiamo. Facciamo incontri così preparatori tra di noi, per avere un comune denominatore sulle strategie, e poi entriamo nel ragionamento con gli altri, con gli esterni, in cui facciamo il laboratorio sulle strategie. E la stessa cosa è per l'azione 3. Che afferisce a un'altra area, però con la quale noi lavoriamo strettamente, e quindi lavoreremo ancora insieme. Questi tre passaggi sono similissimi tra di loro, sono fatti da percorsi interni nostri per ragionarci sopra, e da percorsi di noi con gli altri per elaborare. Ci abbiamo sempre il gruppo di lavoro che elabora tutto quello che viene detto, senza aggiungere nulla, sistematizza solamente quello che diciamo, e dopodiché lo restituisce la volta dopo. Per cui noi abbiamo, quando parliamo con l'esterno, abbiamo sempre due incontri. Il primo, in cui raccogliamo le osservazioni, le indicazioni, le creatività, e quindi le raccogliamo per la mappa di mobilità, le riraccogliamo per le strategie, le raccogliamo per il piano di resilienza. Dopodiché c'è altri tre incontri, che sono uno dopo l'altro, li modifichiamo, aggiustiamo quello che ci hanno detto e lo restituiamo. Per cui, primo incontro mobilità, elaborazione interna, secondo incontro mobilità, primo incontro esterno per quanto riguarda la strategia, elaborazione interna, strategia, ripresentazione e raccolta delle osservazioni che loro ci fanno nella seconda volta, o integrazione. È la stessa cosa, piano di resilienza, elaborazione e restituzione. Quindi acquisizione, elaborazione, restituzione, è sempre la stessa maniera. Dopodiché nella fase di restituzione possiamo avere delle osservazioni che possiamo modificare queste note. Le mappe di comunità si uniscono, prodotto mappe di comunità, che ce ne saranno quindi 20, 19 aree in cui lavoriamo, 20, non ricordo quante più sono, sarà un capitolo che con le strategie, altro capitolo, entrerà all'interno del piano di resilienza. E il piano di nostra resilienza come sarà? Domani ne parliamo un pochettino. Gli oggetti quali saranno? Gli oggetti saranno quelli che emergono all'interno dei laboratori. Per cui può essere che ci siano dei territori, delle situazioni in cui lavoreremo più sul ragionamento di sanità, o qualcun altro sui trasporti, sulla mobilità. Non vuol dire che li trattiamo tutti, non vuol dire che trattiamo tutti i temi alla stessa maniera, vuol dire che ci saranno pesi differenti a secondo i partecipanti e le problematiche che emergeranno all'interno di questi laboratori. Quello che faremo sicuramente è mettere insieme questi pezzi, perché noi non lavoriamo in un'ottica settoriale, ma in un'ottica appunto di sistema, in cui tutte le parti in qualche maniera sono tra di loro collegate. Un buon ambiente, come si diceva, non può avere una cattiva società, okay? Perché sono rapportati direttamente. La conservazione dell'ambiente vuol dire che c'è una società di un certo tipo, tant'è che gli ambienti destrutturati normalmente sono collegati con delle società destrutturanti e destrutturate loro stesse.
A questo punto, se avete delle domande, delle osservazioni, se no passiamo alla fase conclusiva, che dovrebbe esserci Alessandra. Raccontaci delle cose che stiamo facendo. Sì, volevo dire pure che ora posso condividere lo schermo se è necessario vedere il cronoprogramma. Vediamo un attimo il cronoprogramma. Noi mettiamo sulla piattaforma, mettiamo questo oggetto, più mettiamo i programmi di lavoro definitivi che abbiamo, in modo che voi possiate guardare i materiali, e mettiamo, abbiamo pronte le prime tre, quindi relazioni sintetiche di quello che ci siamo detti, in modo che voi possiate andare a vedere se c'è qualcosa che vi interessa o che non torna, anche degli altri. Queste sono i tempi, vedete se andate, scusami cara, okay. Se vedete mappe territoriali, prima elaborazione a febbraio, la seconda a marzo, tra la prima e la seconda c'è l'elaborazione fatta dal gruppo di lavoro e l'istituzione. Ovviamente gli attivatori, se vogliono, possono partecipare al gruppo di lavoro come quando gli piace, insomma, però non fa parte dell'accordo, del patto formativo. E così le mappe territoriali ad aprile e maggio, le strategie di comunità abbiamo detto giugno-luglio, e poi a settembre-ottobre si fa parte con le strategie che vanno più avanti. E gli ultimi tre mesi possono essere, saranno sovrapposti, speriamo, con l'azione a tre, e quindi con l'azione delle mappe di resilienza. Il tutto si dovrebbe chiudere entro febbraio-marzo del 2023. Quindi l'impegno non è strettissimo, però è lungo, è disteso nel tempo. Abbiamo anche degli altri materiali che vi manderemo, che sono delle schede sintetiche per aree di intervento, dove noi abbiamo fatto un'operazione molto semplice: abbiamo raccolto dalle fonti alcuni dati e informazioni dall'Istat, consumo dei suoli, varie boscate, che sono dati Istat, comunque o Istat o di soggetti che fanno raccolte dati. Però, e poi abbiamo fatto una ricerca online per capire quali erano i problemi che dalla rete emergevano, e quindi li abbiamo raccolti. Ovviamente noi i territori li conosciamo molto meno di quanto voi li conosciate, ci abitate, però ci sembrava interessante fare questa ricerca per capire da un esterno, come siamo noi rispetto a quel territorio, le informazioni che emergevano dalla rete. Queste schede sono state fatte per tutti i territori, poi sono state cambiate delle aree, quindi le stiamo rifacendo, saranno anche queste messe sulla piattaforma, e poi le integreremo, insomma, con le altre conoscenze che acquisiremo all'interno del lavoro, e nel caso anche questi possono andare a confluire nella parte analitica del piano. Poi c'è un'altra cosa, Ale, che riguarda invece... Sì, allora stiamo aprendo a mano i gruppi Facebook, saranno 5 gruppi, uno per singola area territoriale, dove a mano io aggiungerò poi attivatori, che sarà un punto, diciamo, sia di confronto, di condivisione, ma anche a mano di crescita, perché a mano possono essere aggiunte altre persone, così per accrescere la comunità stessa. Su queste piattaforme ci mettiamo un po' di informazioni, lo stato di avanzamento, e poi scambiamo parole. Se poi se vogliamo costituire dei gruppi proprio invece operativi nostri, per quanto riguarda la cosa, lo facciamo con WhatsApp, ma lo vediamo insieme per singola area, se ritenete opportuno e necessario fare. Va bene. Emma, sei ancora vicino a noi? Stai? Emma? L'abbiamo sfinita, Emma. No, ci sono, scusa, avevo chiuso l'audio per non disturbare, ma sto seguendo tutto. Perché sei eroica, questa è la verità. No, è stato invece molto interessante. Va bene, cara. Allora ci possiamo salutare. Vuoi dire qualcosa, Emma? Emma svolge un ruolo significativo nello svolgimento delle attività. Sì, qualcuno di voi mi ha già conosciuta. Aspetta che attivo il video, se no solo la voce è triste. E qualcuno di voi mi ha conosciuta nella sessione del sabato, dei due giorni di incontro di dicembre, mentre invece il giorno dopo c'era Stefano Taurelli, il mio collega di Fondaca, con cui in particolare stiamo realizzando questa ricerca azione
che accompagna tutto il percorso del progetto e che vi impegnerà qualche volta, perché vi manderemo qualche questionario, vi faremo qualche intervista, perché l'obiettivo è quello appunto di osservare il progetto anche con un occhio esterno per ricavarne una sorta di modello di replicabilità, di ripetibilità, ovviamente cercando anche di andare a capire quali sono i suoi punti di forza e i punti invece di possibile miglioramento per eventuali edizioni future, perché effettivamente si tratta di un progetto molto sperimentale, insomma, anche per Cittadinanza Attiva è la prima volta ed è molto bene che finalmente questa prima volta sia arrivata, anche di gestione di un percorso che non è solo di formazione, ma insomma è anche di animazione territoriale, eccetera. E quindi ci vedete spesso, silenti o meno, perché naturalmente anche seguire le varie fasi significa conoscere meglio i partecipanti, ma insomma anche farsi un'idea diretta e non solo sulla documentazione di come stanno andando le cose. Quindi, come sempre, io sono soddisfatta, seguirò anche la sessione di formazione di domani mattina comunque, anche perché c'è sempre qualcosa da imparare, quindi lo faccio anche molto volentieri. Sei sempre molto gentile. No, sono della stessa barca in qualche modo. Direi proprio di sì. Un abbraccione e ti ringrazio tanto. Allora, grazie, noi ci salutiamo. Altrettanto. Ci salutiamo tutti, baci, abbracci e ci vediamo prossimamente. Okay, grazie. Di tutti. Un saluto. Buonasera a tutti. Un saluto. Arrivederci a tutti. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao.